Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buongiorno dalla redazione. Lunedì 12 gennaio è stata la più grande manifestazione della storia post-bellica della Francia. 2 milioni di persone in piazza uniti nel ricordo delle vittime dell'attacco al Charlie Hebdo di mercoledì scorso, condotto dai fratelli Kouachi. Il ministro dell'interno francese l'ha definita una marcia repubblicana senza precedenti, per la quale i dimostranti sono stati così numerosi da rendere impossibile una stima esatta dell'affluenza. Ai 2 milioni di Parigi bisogna aggiungere altrettanti milioni di cittadini che contemporaneamente hanno fatto sentire la loro voce in altre città della Francia. Nella capitale francese, oltre ai civili, da sottolineare la massiccia presenza delle autorità europee ed internazionali, come il presidente dell'ANP Abu Mazen ed il premier israeliano Benjamin Netanyahu. L'Italia è stata rappresentata dal premier Matteo Renzi. Intanto ieri sera un nuovo allarme attentati è stato diramato per il Vaticano, secondo alcuni prossimo obiettivo dei terroristi. A quanto ha spiegato l'intelligence italiana, i servizi segreti israeliani, il Mossad e la CIA americana avrebbero inviato nei giorni scorsi delle note informative in cui si analizzano i possibili scenari, senza però indicare elementi concreti di rischio. Anche il ministro dell'interno, Angelino Alfano, negli ultimi giorni ha ribadito più volte che non ci sono segnali pratici visibili di possibili azioni. Cambiamo argomento. Il caso Marot. Oggi i giudici della Corte Suprema indiana valuteranno le condizioni di salute del fuciliere di Marina Massimiliano Latorre per decidere se concedere una proroga al permesso di permanenza in Italia in scadenza questa sera a mezzanotte. Secondo quanto riferito dal ministro degli esteri Paolo Gentiloni, il suo stato di salute attuale non gli permette di tornare in India. Latorre, lo ricordiamo, è stato operato al cuore la scorsa settimana. In chiusura parliamo di Croazia. La sfidante di centrodestra Kolinda Grabar-Kitarovic ha vinto di stretta misura le presidenziali del paese. A Grabar-Kitarovic è andato il 50,45% dei voti rispetto al 49,55% ottenuto dal presidente uscente, il socialdemocratico Ivo Josipovic. Questa era l'ultima notizia. L'informazione torna alle 11 circa. Vi auguro una buona giornata.